dato la raccomandata per la pubblicazione del libro Il Neanderthal, questo sconosciuto. Vi leggo la prefazione del libro, perché lo ritengo interessante per il futuro lettore. Perché scrivere un libro sul Neanderthal? Ricordo spesso mio padre, con il quale per anni argomentammo sulle nostre origini quali uomini umani appartenenti alla famiglia delle antropologie. Negli anni 60-70, quando dialogavo con mio padre, l'uomo di Neanderthal era considerato un subumano. Si diceva appunto che era un essere a mezza strada fra noi uomini arcaici moderni e lo scimpanzé. Ricordo che con mio amato genitore si parlava dell'anello mancante e il Neanderthal era messo in discussione dai paleontologi come tale. Si concludeva sempre dicendo che era stato annientato da loro, arcaico moderno, ragione per cui finì di esistere. Oggi, esattamente dopo 47 anni, le analisi configurative dell'uomo di Neanderthal sono radicalmente mutate, al punto di pensare che forse era superiore all'uomo arcaico moderno. Anzi, si è tentato a pensare che la parte migliore di noi l'abbiamo ereditata proprio da questo umanoide, il quale aveva una massa cerebrale superiore a noi uomini moderni di ben 200 mg. La biologia molecolare e quindi la genetica in questi ultimi anni ha fatto progressi da gigante, diventando una delle discipline scientifiche tra le più importanti e all'avanguardia in merito all'evoluzione umana. L'Istituto Max Planck di Lipsia in Germania ha riuscito a sequenziare un DNA antico del Neanderthal ed ha quindi annunciato al mondo intero la nostra parentela con questo uomo, simile a noi, ma non noi. Se ciò non bastasse, ora è venuto alla ribalta un altro umanoide sui monti Altai in Siberia di nome Desinova. Un umanoide che si incrociò anche con il Neanderthal, ma che è simile a noi, ma anche lui non noi uomini arcaici moderni. Un altro umanoide con datazione lunghissima fino alle zone del Neolitico, è vissuto nell'isola di Flores, in Indonesia. Un uomo piccolissimo e che lentamente andò a scomparire, forse proprio per il suo isolamento. Stiamo quindi rivedendo tutto in materia delle nostre origini, ma ciò che più rompe ogni schema con il passato è la nostra unicità come uomo arcaico moderno. Quel Cro-Magnon tanto decantato dalla fantasia dell'uomo preistorico sta naufragando. Non è solo sul pianeta Terra ed è migliorato combinandosi con delle specie similari. In Europa e Medio Oriente, asiatico con il Neanderthal, in Estremo Oriente, Indonesia, Australia, per poi passare alle Americhe con Desinova siberiano. In Africa invece è rimasto solo l'uomo arcaico moderno con origine da un ceppo antico unico africano. Il Neanderthal ha preso una posizione di primo piano in tutte queste combinazioni di umanoidi ed è quindi diventato l'oggetto di studio più interessante. Il mio pensiero va anche alla mia compagna di vita Marina Falchi, la quale mi accompagnò sempre nelle mie peripezie in canoa lungo il Weser in Dordogna per cercare reperti fra gli infratti e le caverne lungo il placido fiume. Inoltre per altri siti preistorici come Tautaber, nell'Ardèche, nell'Ariège e vari musei, tra i quali quello di Neanderthal a Neander nella periferia di Düsseldorf. Ultimamente la biologia molecolare
ha rilevato che il corso della mutazione genetica dei nostri DNA mitocondriali è di ben 8 parti. Non siamo quindi tutti uguali. C'è da pensare che un processo di mutazione genetico è sempre in corso, ma con una progressività ultramillenaria, pertanto non avvertibile in poche generazioni. Dobbiamo pensare che la vita parallela fra l'uomo arcaico moderno e il Neandertale è durata oltre 100.000 anni, quindi una mutazione non è avvertibile in poche generazioni. Ecco perché avevamo pensato ad un'unica specie umana. Il mio libro è fra i primi che trattano al mondo rilevante il Neandertal nel processo di ominazione, ma è probabile che ben presto altri ne seguiranno per dispiacere a tutte le arcaiche credenze, le quali si fondano sull'esistenza di una sola specie umana. Vi auguro una buona lettura, mi auguro che qualcuno di voi faccia le sue dovute considerazioni prendendo contatto con l'autore via email. lapponegiorgio@gmail.com. Vi saluto caramente tutti.